tutto ciò che ci circonda è molto più misterioso di quello che appare. Gran parte degli uomini fa finta di non vivere in un mondo incredibilmente indecifrabile. Pensa di capirne il funzionamento, ma ne sappiamo pochissimo. Non sono solo le percezioni sensoriali a coscientizzarci, ma anche quelle interiori e l'intuizione. Pensiamo di conoscere la natura della materia, ma siamo solo all'inizio. Chi può realmente definire la sua struttura più intrinseca? Anche la luce. Non basta conoscere qualche formula matematica basandoci su alcuni principi per individuarne la sua struttura intrinseca. La sua vera natura ancora ci sfugge. Per quanto riguarda la gravità, conosciamo alcune leggi che applichiamo nelle scienze e nelle tecnologie, ma la sua natura ci è ancora ignota. Tempo e spazio sono ancora per noi un grande enigma. Il passato ed il futuro sono elaborazioni della mente presente in ogni istante di vita. Ma più ancora misteriosa è la nostra coscienza ed il pensiero. Il cervello supporta la nostra mente, ma i suoi contenuti sono pressoché infiniti. La nostra fantasia può spaziare senza limiti, ma ancora non abbiamo la possibilità di esprimere adeguatamente quello che intuiamo. Il nostro stesso linguaggio è ancora limitatissimo, ma sono ancora inadeguate anche le più sottili e profonde espressioni artistiche, quali la pittura, la scultura, la musica, la danza e tutte le altre più grandi manifestazioni dell'animo umano. La vera interiorità attende la liberazione dei limiti corporali per potersi esprimere nella pienezza, e questo potrà avvenire solo quando vivremo nella perfetta fusione con il Creatore, dal quale provengono tutte le cose.